un attimo. Nella settimana delle polemiche sulle curve degli stadi, chiusi per le offese di natura territoriale tra opposte tifoserie, il presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete, è arrivato a Napoli per presentare la partita tra la nazionale italiana e l'Armenia, valevole per le qualificazioni a Brasile 2014, per cui l'Italia è già qualificata, e che si giocherà martedì 15 ottobre allo Stadio San Paolo di Napoli. Il presidente federale è stato ricevuto dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso di un incontro durante il quale è stato annunciato che l'incasso della partita sarà devoluto per la ricostruzione di Città della Scienza. I soldi dell'incasso siano finalizzati alla Città della Scienza e siano finalizzati ad iniziative per la legalità, che sono valori importanti per il paese e per questo territorio. E siamo qui, come ricordava il sindaco, per confermare la nostra vicinanza a tutte le iniziative a favore della legalità, la presenza lunedì della nostra nazionale a Quarto. Uno degli appuntamenti più attesi del passaggio degli azzurri a Napoli è l'allenamento di lunedì allo stadio di Quarto, dove gioca la squadra locale, diventato oramai un simbolo della lotta per la legalità. Entusiasmo. Hanno raccolto la nostra proposta di venire a giocare a Napoli. Napoli si candida ad essere una città dello sport, lo stiamo dimostrando in questi mesi, in questi anni, non solo perché è una città piena di giovani, una città che ama lo sport e che ama il calcio, ma anche perché pensiamo che attraverso lo sport si possono veicolare valori di legalità, di etica, di solidarietà, messaggi forti in un momento così difficile. Pensiamo all'importantissima iniziativa a Quarto che farà la Nazionale di Calcio con Prandelli, contro la camorra e per la legalità. Ho chiesto ai giocatori di passare dalla macchina di Giancarlo Siani, Lameari, al PAN. La giornata di Quarto sarà dedicata anche alla battaglia contro la terra dei fuochi. Insomma, la Nazionale viene qua a fare le battaglie anche per la legalità. E questo è un messaggio fortissimo, perché Napoli è una città impegnata in prima linea contro la camorra e contro le illegalità.